ovunque, Facebook e YouTube. Allora, su Instagram, però, quale immagine va? Quella che ho sul PC o questa che ho sul cellulare in mano? Quanto non ci capisco niente. Allora, su Instagram va il ci siamo divertiti anche su Facebook, attenzione, dovresti stare dritta perché su Facebook ti vedono. Aspetta! Quanto è difficile? Ragazzi, l'ho messo difficilissimo in... perché sono due telecamere diverse, no? Ci siamo, sono due telecamere diverse, io sembro più o meno lo stesso. Ok. Bravissimo, allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. La voce su Facebook e YouTube potrò bloccarlo invece su Instagram, per gli amici che ci guardano da Instagram, sarà un po' allora, possibile. Allora, stasera, di sera, saremo online, da una parte, su YouTube, magari anche su LinkedIn, faremo vedere. Oggi con me, Marwa. Allora Marwa, perdonami. So che ti romperò le scatole, però piano piano, durante queste dirette, ritrovarmi magari alla fine della quarantena, senza dopo, quando non si gira più. Allora, io ti sento malissimo. Mi senti male? Sì, ma ti sento a tratti, soprattutto su Instagram, quindi allora, forse non so, forse è meglio... Hai le cuffie, poi puoi tranquillamente, perdonami, puoi tranquillamente alzare il volume anche dal PC, tanto hai le cuffie, noi non lo sentiamo. Ok. Mi senti adesso? Sì. Bravi. Allora, ci siamo. Ci sentiamo dopo. Qualcuno di voi deve usare le cuffie. Io devo usare le cuffie, le uso anch'io, faranno un po' schifo le mie, perché ovviamente son cuffie di Tiger, ragazzi. Allora, vediamo se così è meglio. Guarda che nel frattempo vado a vedere anche sulla tua pagina Facebook, così giro il link. No, così condivido, giusto? Bravissima. Allora, da quello che ho capito, ci sentono ovunque. Allora, facciamo una cosa. Io ti blocco il microfono qua. No? Ok, prova a parlare. Dovresti abbassare dei volumi, Marwa. Abbassa il volume tutto di Instagram. Io lo provo a abbassare, ma... Vai. Allora, diteci come ci sentite adesso. Simone Ferretti, salutiamolo. Allora, salutiamo un po' di persone intanto che Marwa si sistema. Simone! Ciao, come stai? Edmond, porta lo stesso nome. Grazie per tutti i suggerimenti che ci stai dando dalla parte, insomma, diciamo un po' tecnica. Allora, ci siamo. Marwa, come stai? Da tanto che non ci sentiamo, non ci vediamo. Da quant'è? Da quant'è che non ci vediamo, non ci sentiamo? Allora, secondo me, l'ultima volta eravamo a Firenze, alla Kennedy Foundation. Ti risulta? Probabile. Allora... Ma era estate, Infatti, io stavo meglio, in tutti i sensi, con qualche chilo in meno, senza la tosse, eccetera. Allora, perché stasera voglio... Insomma, ho invitato Marwa e la ringrazio per aver accettato, insomma, questa diretta. Come tutti, anche lei presumo stia in casa, non so se il suo ruolo le permette di uscire o meno, ce lo dirà lei dopo. Marwa è una compagna di tantissime battaglie da anni e da poco tempo, diciamo, no? È diventata anche consigliera comunale a Reggio Emilia e oggi lo vuoi raccontare te cosa succede oggi, anzi cosa è successo oggi precisamente un anno fa. Oggi, un anno fa, io lanciavo la mia candidatura a Reggio Emilia, quindi è trascorso un anno da quando ho deciso di candidarmi in consiglio comunale. Ecco. E quindi, insomma, sì, è passato un anno e sono successe un'infinità di cose. Allora, partiamo
La prima domanda, anzi, io vorrei che chi ci segue faccia le domande, no? Quindi, hai detto, è passato un anno, come mai hai deciso di catapultarti in politica? E perché? Perché? Ma vabbè, per tantissimi motivi, per tante ragioni. Innanzitutto, io ho sempre fatto, per chi non lo sapesse, attivismo, nel senso che mi sono sempre battuta per diverse campagne, diverse battaglie, diciamo così, quelle per la cittadinanza, soprattutto, ma contro le discriminazioni in generale. E poi, insomma, per dare rilievo e posizionamento, diciamo così, anche politico, al ruolo delle nuove generazioni italiane, cioè dei figli e delle figlie dei migranti. Penso che l'Italia, oggi anche da un punto di vista, diciamo, istituzionale, ancora non sia abbastanza rappresentativa di quella che è la realtà. E i ragionamenti che a volte si fanno sono davvero, insomma, anacronistici, sembra che non ci si renda conto del fatto che siamo qui, siamo nati qui, siamo cresciuti in Italia, per cui sicuramente anche per poter permettere di avere una rappresentazione più autentica è necessario che ci siano anche più figli e figli di migranti all'interno delle istituzioni. Quindi, insomma, queste sono le ragioni principali, diciamo. Poi sicuramente perché penso che c'è stata soprattutto negli ultimi anni una narrazione un po' obsoleta e viziata rispetto al tema dell'immigrazione, per non dire altro, e non molto autentica rispetto a quella che sono le nostre vite e la nostra quotidianità. E invece si è teso un po' a stereotipare, a stigmatizzare l'immagine del migrante, tralasciando totalmente le nostre vite, dei figli e delle figlie dei migranti che sono nati qui, sono cresciuti qui, hanno studiato qui, lavorano qua e fanno parte ormai della società da tantissimi anni. E non credo che sia sufficiente continuare a dire, vabbè, intanto se ne occupa la sinistra, negli ultimi 15 o 20 anni molte questioni non ha avuto il coraggio da una parte, ma anche la lungimiranza di affrontarle, per cui credo che sia giunto il momento, insomma, per permettere a noi di avere maggiore voce in capitolo. Quindi mi sono candidata un anno fa, sì. Allora, possiamo chiudere qui, insomma, questa video. Ho detto tutto. Io non so no, più che no, no. Allora, a parte gli scherzi, no, bello... interrompimi pure, Arber. No, allora, no, è bello avere, insomma, persone come te durante queste chiacchierate, possiamo dire, no, in video chat, anche perché cosa succede? Mi permetti di tossire tranquillamente, insomma, perché tanto parli te. non devono sentire me. Allora, intanto ci sono un po' di saluti da Pontecuti, Todi, in provincia di Perugia. Perdonatemi. Salutiamo i ragazzi di Pontecuti. Che succede di qua? Marua, su Instagram non ci sei. Mi dicono, ti sei bloccata. Attenzione. Ah, aspetta, ritorno. Ok, ci sono. È tornata. Stavo guardando le notifiche, ragazzi, tranquilli, niente di che. Allora, torniamo a noi. Come stai passando questa reclusione forzata? Insomma, ti capita di andare in comune? Ora non lo so, sono domande veramente magari anche stupide le mie perché non ho idea. O fate non so, il consiglio comunale online, come in questa maniera, con Zoom, ad esempio, Google Meet, eccetera, eccetera. Ma allora, le prime settimane, le primissime, diciamo, da fine febbraio, abbiamo proseguito un po' di attività, ma soprattutto abbiamo iniziato anche noi con le videoconferenze, no? Quindi i momenti di riunioni, di coordinamento, le cosiddette maggioranze, che sono i momenti in cui noi ci consultiamo tra consiglieri comunali e abbiamo l'opportunità con gli assessori di definire un po' l'ordine del giorno dei lavori per mandare avanti le attività.
Come tanti altri comuni abbiamo deciso di adeguarci e di portare avanti le attività dell'amministrazione, di non bloccarle. E tra l'altro noi abbiamo avuto in questi giorni, lunedì e martedì, l'approvazione del bilancio comunale, che è una delle, diciamo, delle istanze, uno degli aspetti più importanti della macchina dell'amministrazione comunale, e abbiamo deciso di tenerlo lo stesso. Quindi il Presidente del Consiglio è riuscito con la Giunta Comunale a trovare questa piattaforma online, e abbiamo avuto l'opportunità di fare il Consiglio Comunale per la prima volta nella storia a distanza. Questo ha favorito, ha permesso, diciamo così, che noi potessimo mandare avanti le attività e potessimo incominciare a sbloccare quelli che sono gli aiuti e, diciamo così, i supporti che andranno anche alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese che in queste settimane si sono trovati in grande affanno, insomma, in grande crisi. Allora, intanto, prima di riprendere, con te salutiamo un po' di persone a destra e a sinistra. Qui ci saluta Ermal, bravo, buonasera. Invece Herald, Ilir, grande, buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto sentite quello che Maro ha da dire, potete insomma fare domande, anche soprattutto, perché no, gli amici insomma di Reggio, anche perché c'è una bella comunità, dato che a me mi seguono tanti magari cittadini di origine albanese, c'è una bella comunità albanese, no, lì a Reggio Emilia da te. Sai, dimmi più o meno i numeri, ti metto un po' in difficoltà. Ti sei preparata allora? No, beh, i miei concittadini qua reggiani di origine albanese sono veramente tantissimi. Io li conosco e insomma ci frequentiamo, sono veramente degli amici e delle amiche molto care. Sono dei grandi lavoratori e sono tantissime famiglie. E quando loro hanno insomma tutte le varie ricorrenze, le feste, partecipo, ma in generale ci sentiamo quasi tutti i giorni con tutti loro. Perché poi sono persone che vogliono contribuire alla società, alla comunità, e quindi insomma, oltre a essere, non sono i migranti di prima generazione, no? Quelli che arrivavano qui avevano in mente soprattutto magari insomma di trovare una vita migliore per i propri figli, ma soprattutto il paese di origine, no? E lo sviluppo del paese di origine. Ormai siamo in una fase in cui comunque c'è un grande senso di appartenenza che si è creato col paese Italia, con le nostre città, con i nostri territori, per cui anche i cittadini, ad esempio, di origine albanese, come tanti altri, ormai si sentono a casa a Reggio Emilia, si sentono a casa in Italia. Assolutamente, tanto salutiamo ancora altre persone, ci sono anche delle domande, precisazioni. Arber, ci sono albanesi dell'Albania e del Kosovo? Assolutissimamente, abbiamo perso Marwa, adesso Marwa ti abbiamo, ecco, è tornata. Ero pronto a partire. Ci sono. Barzellette. Ci sei. Allora, per intrattenere il pubblico. Allora, Albert, siamo anche a Milano. del Milano. ci sono anche le associazioni, associazioni degli albanesi del Kosovo e dell'Albania, assolutamente. A Reggio, che avete? E abbiamo soprattutto Scipogna, che è un'associazione albanese. Come lo pronuncio? Però abbiamo... Poi abbiamo anche un'associazione di kosovari, però diciamo che un po' più circoscritta a livello di partecipazione rispetto agli albanesi di origine. E poi diciamo che loro si sentono molto coesi, cioè si sentono molto uniti comunque con le due associazioni, no? E quindi i kosovari, che sono un po' meno degli albanesi, partecipano comunque a tutte le attività degli albanesi qui a Reggio. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro sei stata una delle più votate, no? Nelle scorse elezioni, e abbiamo parlato diverse volte su questa cosa. C'è stata proprio un team composto anche da ragazzi di seconda generazione che perdonami, che ti ha seguito e tra l'altro hai fatto proprio il giro delle varie comunità, hai coinvolto praticamente tutti, tra i quali anche la comunità albanese. E sì, com'è, sì. Com'è stato passare da una comunità all'altra? Probabilmente non era mai accaduto
prima da allora, o no? Che qualcuno appunto andasse a cercare di sentire la voce magari anche degli ultimi. Certo, ma allora considera il fatto che, come ben sai, insomma, sono amiche e amici di lunga data, nel senso che non sono persone che io ho cercato in maniera, diciamo, funzionale per la campagna elettorale o per la mia candidatura. Sono persone che conosco da una vita, sono persone di prima, di seconda generazione, migranti anche arrivati da minor tempo rispetto a tanti altri, con cui mi relaziono da sempre, per cui andare a coinvolgerli e farli sentire partecipi, no? Renderli partecipi di questo processo, di questo momento, è stato importante, perché con loro io ho fatto, ma abbiamo fatto perché eravamo un gruppo che lavorava con me, diciamo un percorso, no? di cittadinanza attiva, nel senso che li abbiamo resi più consapevoli del valore di poter cambiare le cose e di poter eleggere qualcuno che li potesse davvero rappresentare. E, con le prime generazioni abbiamo fatto un bel lavoro, perché molte prime generazioni magari avevano anche acquisito la cittadinanza italiana, ma non erano magari mai andate a votare, cioè avevano la cittadinanza, magari arrivava la prima volta la tessera elettorale, però non l'avevano mai utilizzata, cioè non avevano mai esercitato il diritto al voto. Oppure tante altre nuove generazioni, più consapevoli delle prime, però non così tanto da comprendere il valore del, diciamo, di cosa volesse dire scrivere una preferenza e cosa volesse dire poter avere una persona che potesse portare anche le loro istanze. Quindi, insomma, è stato importante, un vero percorso di cittadinanza attiva, chiamiamolo così. E, allora, niente. Allora, Olti, allora, ci dai i numeri, è sempre in prima linea. Allora, Reggio Emilia, 488 albanesi del Kosovo e 3152 albanesi dell'Albania. Albanesi. Allora, grazie Olti, continuano a scriverci. Non solo da Reggio Emilia, anche dalla Toscana ti seguiamo. Mi fa piacere, però oggi appunto, insomma, ci focalizziamo su Reggio Emilia, perché la nostra Marua non solo vive lì, ma come abbiamo detto anche consigliera comunale a Reggio Emilia. Allora, dove siamo? Cerco di salutare un altro po' di persone, perché ci seguono appunto anche su Instagram, YouTube e Facebook. Marua, cosa è cambiato in questo anno, no? Da quando ti sei candidata ad oggi, da un punto di vista, diciamo, politico e il tuo approccio con la politica? Cioè, prima eri attivista, ok, lo sei tuttora, insomma, però adesso è un po' differente, perché sei praticamente parte della politica. Ma allora, sicuramente in me è aumentata molto la consapevolezza, cioè l'idea di dire il peso delle istituzioni, farne parte implica una grande responsabilità, che sapevo già di avere durante il percorso della candidatura e da quando sono stata eletta, ma in realtà è un peso che aumenta ogni giorno, diciamo, no? Cioè, nel senso che mi sento di avere questo peso, questa responsabilità sulle spalle, perché so che molte persone si aspettano tanto da me, si aspettano una condivisione di informazioni, si aspettano di essere rappresentati, aspettano che io possa portare nelle dovute sedi delle loro istanze. Quindi questo è cambiato molto, cioè la mia visione di fare politica è cambiata molto. E, è cambiato molto anche, diciamo così, il tempo da dare, il tempo da nel senso che quello che tu fai da attivista lo decidi tu, decidi di andare a partecipare a una manifestazione, di fare un flash mob, decidi se aderire a una campagna o meno, decidi quanto più o meno dare in termini di attivismo. Sicuramente anche in politica, eh? Cioè non è che tutti lavorino e siano attivi in politica allo stesso modo, questo sì. Però diciamo che a me, appunto, perché rivesto diverse
ci sono diverse aspettative, no, che vengono proiettate da parte dei cittadini nei miei confronti, il tempo verso la politica è aumentato molto, cioè, quindi parte del mio tempo è devoluta alla comunità, cioè, mia figlia lo sa, ne abbiamo parlato spesso, soprattutto all'inizio del mio percorso, e lei è consapevole del fatto che quando manco, comunque sono impegnata in consigli comunali, in serate, in iniziative, eccetera, è perché parte del mio tempo personale, che prescinde, insomma, così l'attivismo, il far politica, è destinato a una condivisione per migliorare questa società, diciamo. Quindi queste sono le cose che veramente hanno inciso tantissimo in questo anno. E questo ti fa onore. Noi siamo anche, insomma, contenti di avere una voce in più che ci rappresenta non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, perché giustamente le vere battaglie si fanno in casa, come si dice, no? E qualcuno ti chiedeva, anzi meglio, una domanda: trova difficoltà Marwa come consigliere a dire la sua parola? Allora, mi è venuto in mente qualche tempo fa, no, che all'interno del Consiglio Comunale ci sono state anche dei momenti in cui sei stata attaccata, soprattutto da parte dell'opposizione, insomma. Sì. La cosa che mi piace è che fino ad adesso nessuno ha chiesto, per esempio, ma Marwa con questo nome, eccetera, da dove viene e quant'altro. No? Abbiamo chiacchierato per 21 minuti e questa cosa non è venuta fuori. Quindi già questa è una vittoria per noi. Ma probabilmente perché il pubblico è un successo. È un po' preparato, diciamo, da questo punto di vista. Però sì. raccontiamo un po', appunto, e rispondiamo al... perdonatemi, alla domanda. Quindi, trovi difficoltà come consigliere a dire la tua parola? Ma allora, come consigliera no, assolutamente non trovo difficoltà, perché sono molto consapevole del mio ruolo e lo esercito, cioè nelle sedi opportune, in consiglio comunale. Io sono stata eletta anche come presidente di una commissione consigliare. Le commissioni consigliari sono degli organi, diciamo, collegiali, all'interno del quale i consiglieri fuori dal consiglio comunale si trovano per approfondire determinati temi. E all'inizio del mandato io sono stata eletta come presidente di una commissione che si occupa dei diritti umani, delle pari opportunità e delle relazioni internazionali. Per cui anche lì, quando esercito il mio ruolo di presidente, lo esercito con equidistanza, con equilibrio, con distacco, diciamo, con buon senso, stando sempre al di sopra delle parti, sia della nostra di maggioranza che dell'opposizione. Per cui io credo che per non essere attaccati, in realtà la difesa migliore è quella di agire cercando di non esporsi agli attacchi, cioè nel senso che il mio agire, le mie parole, le istanze che io porto sono sempre, in realtà vanno a prevenire degli attacchi, perché io non vado mai a creare una conferma magari di un cliché che qualcuno può avere, no? Nei miei confronti. Le persone magari, diciamo così, per schematizzare la realtà, per facilitare il loro pensiero, tendono a categorizzare tutte le cose che le circondano, per cui anche io potrei essere riposta all'interno di un cliché, probabilmente nella mente di qualcuno. E probabilmente è quello che ha spinto l'opposizione all'inizio del mandato a fare così, cioè ad attaccarmi in maniera molto pretestuosa, richiedendo al sindaco e alla giunta, cioè agli assessori, la mia censura e la mia sfiducia, no? Quindi, insomma, una cosa molto sopra le righe, diciamo, soprattutto nei confronti di una consigliera che è stata eletta in maniera democratica. Ecco, dal momento in cui io, col mio fare, col mio essere, con le parole e con tutto un entourage di persone che mi circondano, con cui lavoro, un gruppo di lavoro davvero, davvero in gamba, fuori e dentro al consiglio comunale,
siamo andati oltre, cioè siamo andati alla sostanza, abbiamo lavorato sui temi, abbiamo dimostrato che sono una consigliera reggiana, prima di tutto, no? Non sono quella che loro vogliono che io sia, o quello che è il loro immaginario, no? Abbiamo dato conferma del fatto che non c'è assolutamente alcun modo e alcun senso per essere attaccata, non ha alcun senso attaccarmi per qualcosa che loro pensano io debba confermare un loro cliché mentale, capito? Quindi questo non dico che sia semplice, eh? È molto faticoso, perché richiede tempo, perché richiede grandi energie, richiede sforzi, e invece noi siamo abituati alla semplicità, al semplificare le cose, alla fretta, e invece no, per lavorare bene, soprattutto a livello territoriale, bisogna faticare, bisogna avere il tempo e darsi il tempo di ragionare, di lavorare, di fare grandi e piccole cose con i cittadini, e soprattutto di accompagnarli, perché non è detto che tutti partiamo con gli stessi strumenti alla partenza, no? Assolutamente, come dicevi anche prima, insomma, l'esempio delle tessere elettorali e quant'altro, quindi secondo me qualcuno che dia l'esempio, che segua, perché serve un percorso. Qualcuno prima scriveva, se lo ritrovo che lo leggo, ecco qua, secondo te, lo leggi anche te, secondo te in un futuro lontano gli stranieri riusciranno a integrarsi, verranno accettati? Io parlerei anche di questa forma di integrazione, più che altro, no? In quelli che sono i diritti, come in questo caso per esempio il diritto al voto, e spesso i cittadini con background migratorio appunto non hanno ben chiara la situazione, il fatto di come poter appunto leggo altro, come poter in questo caso votare, insomma, è un loro diritto ed è giusto, come hai fatto te, che qualcuno accompagni in un percorso. Allora, sì. Non ti ho chiesto, ovviamente, tra mille cose che ci siamo detti, la situazione per quanto riguarda il Covid, come a Reggio, che misura ha adottato il Comune? E riguardo, dici, questa situazione emergenziale? Sì, sì, sì. Ma sì, allora, sicuramente riguardo rispetto a tanti altri comuni, io credo che in questa situazione si dimostri davvero ed emerge, diciamo così, il buon senso e la capacità di accompagnare i cittadini, anche in questo caso. Perché credo che sia fondamentale concepire che la cittadinanza non parta tutta con gli stessi strumenti. Quindi se io dovrò ragionare con una classe, no? Con la classe di mia figlia, e penso che in classe lei ha una ventina di famiglie, di genitori, non posso pensare che io mi possa permettere di trattare e di ragionare con tutti i genitori allo stesso modo. Cioè, devo cercare di adottare delle misure per accompagnare i cittadini, per cui ragionare con loro, comunicare, essere trasparenti, spiegare le cose in maniera che possono risultare anche ridondanti a volte, però necessarie, perché tutti alla fine, al traguardo, una lunga maratona, come dice il nostro sindaco, si arrivi con uguale consapevolezza. Quindi questo credo che lo stia facendo molto bene l'amministrazione. Il nostro sindaco ogni sera fa delle dirette su Facebook, e questo serve molto a rasserenare i cittadini, a rassicurarli, a spiegare che cosa sta evolvendo. E oltre al bollettino medico, credo che sia proprio terapeutico, diciamo così, tranquillizzante il fatto di sapere che tutto il sistema sta lavorando perché se ne esca nel minor tempo possibile, ma è possibile solo grazie alla collaborazione di tutti quanti. Quindi, insomma, noi siamo i primi a dover dare il buon esempio, visto che rivestiamo anche dei ruoli pubblici, delle cariche pubbliche, per cui appunto mandare avanti le cose, mandare avanti i lavori,
come dicevo prima, il Consiglio Comunale non si è fermato, si è tenuto comunque, ci siamo adattati, ci siamo digitalizzati tutti, grandi e piccoli, abbiamo avuto la possibilità di tenere il Consiglio Comunale a distanza, quindi insomma questi sono tutti piccoli segnali di un'amministrazione e quindi anche delle istituzioni che si piegano alle volontà di questi tempi che evolvono e che cambiano. Non è pensabile dire no, noi andiamo avanti comunque lo stesso e dobbiamo trovarci comunque in comune, no? Non avrebbe senso. Assolutamente. Insieme, abbiamo cominciato un percorso anche all'interno di quella che poi è diventata insomma una realtà ben solida, ovvero il Movimento Italiani Senza Cittadinanza, che è il movimento dei figli degli immigrati nati e cresciuti in Italia. Ora ti faccio domande inerenti a Italiani Senza Cittadinanza come se non sapessi le risposte, sì. Però sono curioso, insomma, in questo momento come si sta muovendo ISC, Italiani Senza Cittadinanza, anche da quest'altro punto di vista per quanto riguarda appunto il tuo attivismo. Ci sono battaglie che hai intrapreso, iniziative, purtroppo, insomma, l'unico modo che abbiamo è quello tramite i social, tramite il web, anche se noi proprio come movimento siamo nati sui social. Ma allora, innanzitutto Italiani Senza Cittadinanza non si ferma mai, perché noi figli e figlie di migranti continuiamo da attivisti ad affrontare la battaglia della cittadinanza, quindi della riforma di una legge che possa consentire a chi cresce in Italia di acquisire la cittadinanza in tempi rapidi, soprattutto durante il periodo della scolarizzazione. Non ci siamo dimenticati nonostante l'emergenza, anzi l'emergenza è servita per farci aprire un po' gli occhi. Esatto, perché appunto accanto a questa battaglia che per noi è principale, in realtà continuano a esserci da sempre le battaglie contro le discriminazioni istituzionali, cioè contro tutte quelle forme che a volte in maniera consapevole o meno consapevole le istituzioni creano questi ostacoli che anziché rimuoverli, come è declinato nell'articolo 3 della Costituzione italiana, a volte li pongono. E dico consapevole o inconsapevole perché mi sono resa conto dentro le istituzioni che a volte sono dei meccanismi inconsapevoli, cioè a volte non è che c'è la volontà di escludere qualcuno, ma è la non esperienza, la mancanza di a volte di empatia o il fatto che non si è vissuto un determinato status, no, nella vita, fa sì che tu non tenga in considerazione tutte le categorie. Ecco perché, a maggior ragione, anche dentro le istituzioni ci deve essere una rappresentanza maggiore della realtà. Perché solo in questo modo, quando ci sono più esperienze e c'è quindi uno sforzo maggiore, no, empatico, le istituzioni si sentono maggiormente, rappresentano maggiormente la realtà e quindi si tende meno a discriminare. E le discriminazioni, purtroppo, da un punto di vista istituzionale sono presenti e in Italia lo sono non solo a livello governativo, diciamo a livello istituzionale nei ministeri, ma spesso sono molto presenti anche a livello territoriale all'interno delle amministrazioni. Assolutamente. Allora, leggevo tra i vari commenti, ritrovarlo, comunque mi ricordo più o meno, perché l'Italia, qualcuno scrive, probabilmente qualcuno dei nostri amici ragazzi di seconda generazione, intanto salutiamo chi abbiamo, salutiamo Ekuramucha, salutiamo Shoaib. Ah, c'è scritto, grande Schweib. Un saluto anche a te e a tantissime altre persone. Appunto, ci chiedevano com'è possibile che l'Italia non capisca
il potenziale dei ragazzi G2 come ponti con vari paesi del mondo. Beh, per una miriade di motivi. Intanto l'Italia rispetto ad altri paesi ha vissuto l'immigrazione diciamo in un percorso più recente, non molto recente, perché comunque noi siamo presenti qua da 30-40 anni, però le prime generazioni sono sempre state per lo più, sono stati soprattutto dei migranti economici, cioè venivano per migliorare il loro status di vita, cercare una vita più dignitosa per loro e per le loro famiglie, e soprattutto con l'idea di avere anche un ritorno nel paese di origine, no? L'investimento sulle nuove generazioni, cioè sui figli dei migranti, è qualcosa di molto recente, perché noi seconde generazioni ci siamo formate, siamo cresciuti qui in Italia, ma siamo a livello di sviluppo, a livello di crescita, a livello di presenza all'interno di vari campi, è molto più recente rispetto a tanti altri paesi. Poi io credo che l'Italia rispetto ad altri paesi non abbia rielaborato a fondo il tema del colonialismo, che ha vissuto in maniera sicuramente più circoscritta rispetto ad altri paesi europei, però è stato qualcosa che ha rimosso facilmente, per cui non ha avuto la capacità in questi ultimi anni di affrontare anche questo aspetto, questo tema, che dice molto, perché comunque ti dà molto diciamo l'idea di come si abbia consapevolezza della propria identità nazionale e di come si viva nel rapportarsi con altri cittadini di origine differente, ma per tante altre motivazioni in realtà anche culturali, ecco. Allora, mi ha fatto venire in mente una cosa. C'è qualcuno ancora che magari ti ferma e ti dice: ah, come parli bene l'italiano? Sì, bisognerebbe che noi iniziassimo a rispondere sì, anche tu. Cioè, nel senso che... No, probabilmente... anche lei, dando del lei, capito? Allora, sì, danno anche del lei. Assolutamente, anche perché insomma, purtroppo, come dicevi, c'è un cambiamento, no? Tra la prima e la seconda generazione, che secondo me spesso, per, come dicevi prima, per chi non ha vissuto questo status e per chi non conosce da vicino, non si riesce a distinguere appunto il figlio dall'immigrato stesso, anche perché la stessa parola seconda generazione indica seconda generazione di immigrati per persone nella maggior parte dei casi nati in Italia, no? Quindi non già lì insomma non ci siamo. Perdonami. Allora, una domanda. A me un giorno mi hanno chiesto che lingua parlassimo in Islam. Questo è un altro argomento da affrontare. Come è stato visto, no, il fatto che a Reggio si candidasse una ragazza di origine musulmana? Cioè, inizialmente, no, l'impatto com'è stato? Ma allora, come ti dicevo, rispetto magari ad altri migranti, ad altri candidati, perdonami, in Italia che avevano un background migratorio, io da quel punto di vista, durante anche il percorso di candidatura, non sono stata particolarmente, cioè non sono stata attaccata. Forse questo è dipeso da tanti motivi, forse perché, diciamo, i candidati che poi, insomma, diciamo così, i reggiani che mi hanno anche eletta, molti di loro sono reggiani, cioè reggiani autoctoni, che vedono in me una ragazza reggiana cresciuta qui, che condivide con loro una serie di valori e dove anche il suo background migratorio contribuisce a renderla tale, cioè a far sì che io condivida con loro questi valori. Quindi non so come dirlo, ma forse è una fase proprio di post-razzismo, cioè non siamo fermi a quella fase lì, cioè sicuramente è il modo di fare anche di come noi abbiamo impostato la candidatura, e che abbiamo reso tutto molto più
più fresco, più consapevole, più autentico, no? Nel senso che non dobbiamo neanche star lì a soffermarci a parlare di migrazioni. Bisogna che anche noi figli di migranti non diamo conferma a quei clichè mentali che spesso hanno le persone. Poi è ovvio che rispetto alla domanda che è stata posta prima c'è moltissima ignoranza, cioè questo senza ombra dubbio, c'è una grande percentuale di analfabetismo funzionale in Italia, è sempre meno la percentuale di laureati, e quindi insomma ci sono dei temi che riguardano la cultura che sono veramente preoccupanti a livello nazionale. E ovviamente questi si tramutano anche in ignoranza, in ricerca di conferma di stereotipi e di cliché, di pregiudizi che si vanno a alimentare nei confronti dei migranti. Assolutamente, tra l'altro mi veniva in mente un'altra carissima amica che è assessore a Sesto Fiorentino, Diana Capo, appunto di origini albanesi, la quale dopo aver vinto insomma le elezioni e dopo essere diventata assessore, le sue deleghe non sono state quelle insomma alle politiche sociali o quant'altro, ma alla mobilità, alla viabilità e alla protezione civile. Quindi un abbraccio a Diana, che magari in questo momento anche con la protezione civile si trova un po' in una situazione alquanto difficile. Perdonatemi. Allora, avevo una domanda che giustamente tossendo mi sono scordato. Era molto delicata. Allora, intanto di qua ci salutano. Taulant, ciao. Blerta, ciao. Buonasera dalla Germania. Infatti prima sentivo che qualcuno, anzi leggevo che qualcuno, ecco, qualcuno ci scrive addirittura da Bristol. Se non le vedi, perché le dovrei mettere io, così. Ah, ok, bravo. Ecco, in questa maniera, vedi? Farò un... Ok, sì, sì, sì. Allora, Marwa. Dimmi. Io la domanda me la sono scordata, niente da fare. Allora, hanno altre domande i nostri amici? Instagram, dove non posso bloccare il microfono quando tossisco, ho fatto danni perché sono spariti tutti, ovviamente gente che mi scriveva ci stai rompendo i timpani, e non solo quelli probabilmente. Allora, fatte le battute, niente, sono 45 minuti circa in diretta con Marwa. Cosa che non ti ho chiesto? Ti volevo chiedere delle cose per metterti in difficoltà, ma tanto è impossibile perché parli e parti come una locomotiva, quindi starti dietro è difficile anche per me, soprattutto con questa cosa. E... prossimi appuntamenti, prossime iniziative che ci saranno magari anche per quanto riguarda gli italiani senza cittadinanza? Sappiamo qualcosa? Ma allora, Italia senza cittadinanza in questi giorni, appunto, come dicevo, si sta occupando anche di molte discriminazioni che da un punto di vista istituzionale in alcuni comuni stanno ponendo riguardo alla fruizione dei buoni pasto, no? Come sappiamo, in questa emergenza il governo ha stanziato 400 milioni di euro per tutti i comuni e ogni comune ha la possibilità di creare un bando e di istituire dei propri parametri, dei propri criteri, secondo il quale consegnare, diciamo così, nelle tasche, nei portafogli direttamente dei cittadini una quota, e i bandi variano da comune a comune. Quindi purtroppo succede che in alcune amministrazioni, come sta succedendo, leggevamo prima, a Ferrara e a Perugia, dove le amministrazioni sono leghiste o sono di centrodestra, alcuni sindaci se ne stiano un po' approfittando e anziché diciamo dare la possibilità di includere gli ultimi, in questo caso anche durante questa emergenza, dicono prima gli italiani, prima i cittadini italiani, per cui insomma a farne le spese sono ancora una volta i migranti e le loro famiglie. Noi ci stiamo appellando alla ministra
degli affari che riguardano il sociale, ma soprattutto le famiglie, perché queste discriminazioni non, insomma, debbano cessare, ma a maggior ragione durante un periodo così, così critico, dove gli ultimi devono essere assolutamente inclusi. Questo per quanto riguarda italiani senza cittadinanza. Si ragionava eventualmente sul fare una diretta anche con loro, coinvolgere gli altri attivisti del gruppo. Chissà che non ci rivediamo, esatto, tra qualche giorno. Esatto, perché comunque siamo di regioni differenti, di città diverse, abbiamo accenti diversi, stiamo vivendo esperienze molto diverse l'una dall'altra, e quindi sarebbe bello, insomma, confrontarci anche in diretta una sera e, non so, e raccogliere un po' anche di segnalazioni da tutta Italia. Tra l'altro, insomma, c'è da parlare un po' anche di questo discorso della possibilità di non, dell'impossibilità appunto di viaggiare di ragazzi anche di seconda generazione che in questo momento si trovano all'estero, con la possibilità di bruciare tra virgolette un probabile rinnovo di un permesso di soggiorno, di documenti vari, e magari affrontiamo un po' anche queste tematiche, esatto, oltre a quelle che hai citato. Per questo poi vi faremo sapere, insomma, anche per quanto riguarda una possibile diretta con gli amici di Italiani Senza Cittadinanza. E Marwa, io direi, abbiamo fatto una bella e lunga chiacchierata, hai fatto te principalmente, io ti ringrazio perché come provo a parlare, mi trovo malissimo. E niente, io ti ringrazio veramente di cuore, è sempre un piacere sentirti, vederti, e perché no, speriamo, insomma, di vederci presto insieme in piazza in qualche riunione di Italiani Senza Cittadinanza. Volentieri. È stato un piacere. Grazie per l'invito. Grazie Marwa, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, e mi raccomando, state attenti perché in questi giorni vi faremo sapere anche di una probabile e possibile diretta con gli amici di Italiani Senza Cittadinanza. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, e restate a casa.